Ancora una volta dobbiamo parlare di un incidente in cui vengono rubati dei contenuti contro il volere del sito web. Ancora una volta questa cosa ha a che fare con l'intelligenza artificiale. In questo caso parliamo di Anthropic, i papà di Claude, uno dei tre grandi modelli linguistici che si competono in realtà l'arena. Un'azienda già nota per tante sue pratiche discutibili, che è stata trovata ancora una volta con le mani nella marmellata. Stavolta il loro crawler, il loro bot che va in giro per scaricare i contenuti, ha letteralmente assaltato i server di iFixit. Poi ne parliamo, è il più grande repository al mondo, forse, di istruzioni su come riparare la cosa. Con milioni di richieste in un solo giorno. Una violazione delle norme, perché iFixit esplicitamente vieta questo tipo di comportamento, del buonsenso, perché ovviamente fare milioni di richieste non ti fa non vedere, e un problema etico non indifferente sull'intelligenza artificiale. Di scraping ne abbiamo parlato tanto anche con Guido, quindi non mi soffermerò più di tanto, ma è necessario parlarne un po' di più. Io sono Matteo Flora, questi sono argomenti di Tech Policy e questa è una nuova puntata di Ciao Internet in versione estiva. Ciao Internet, prima di tutto, intanto che mi ascoltate, perdete 2 secondi, schiacciate col ditino e iscrivetevi al canale. Dobbiamo arrivare a 100.000 entro fine anno e mi fareste un grosso per favore. Detto questo. Nuovo episodio di scraping selvaggio, per chi si fosse perso le puntate precedenti. Lo scraping è quel processo secondo cui una entità qualunque naviga compulsivamente le pagine di un sito web con l'obiettivo finale di scaricarle tutte per poi poterle indicizzare, lavorare, eccetera, eccetera. In questo caso uno scraping selvaggio nel vero senso della parola che vede protagonista Anthropic, il competitor di OpenAI, quello partecipato da Amazon. Già perché qualche giorno fa Kyle Wiens, che è il CEO di iFixit, il più grande sito al mondo che raccoglie come più o meno aggiustare qualunque cosa, si scrive iFixit, andatevelo a vedere. L'ha travolto con 1 milione di richieste in un giorno e ha fatto vedere esattamente i log. Questo episodio non è solo un problema di sovraccarico dei server, ok, anche, ma è una chiara violazione dei termini di servizio di iFixit, che vietano espressamente la riproduzione, la copia e la distribuzione del contenuto, esplicitando che questa cosa avviene soprattutto per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale senza permesso scritto. Wiens non ha solo buttato così il sasso nello stagno, ha condiviso i log dei server che mostrano milioni di richieste, migliaia di richieste al minuto per un lunghissimo periodo, mettendo cioè per prima cosa, in difficoltà proprio la sopravvivenza e il rimanere online del sito stesso. Questo tipo di scraping è diventato davvero una pratica troppo comune e nonostante i continui segnali di tanti proprietari dei siti web, nonostante il fatto che si espliciti questa cosa in robots, nonostante il fatto che ci siano disclaimer che vietino lo scaricamento per l'addestramento, c'è addirittura uno studio del Data Provenance Institute che evidenzia come i proprietari delle aziende di AI sembrano fare davvero orecchie da mercante. La reazione di iFixit ovviamente c'è stata. Hanno aggiornato il loro robot TXT per bloccare ancora di più specificatamente i crawler di Anthropic, e di fronte alle richieste di spiegazioni, Anthropic ha menato il can per l'aia in un post sul loro blog che scarica la responsabilità sui proprietari dei siti web che secondo loro dovrebbero bloccare espressamente ciascuno dei bot in ogni sito web. Grazie al cazzo, direi. È una risposta che lascia più interrogativi che risposte.
soprattutto perché molti siti web hanno dei termini di servizio specifici che spesso, se non quasi sempre, ovviamente vengono ignorati. Le conseguenze di tutto questo, non solo l'episodio, ma quello che succede, non sono da sottovalutare. Perché lasciamo perdere un secondo il sovraccarico dei server, che quando un bot ti colpisce, ovviamente può mandarti a Maramengo, danneggiando le esperienze di tutti gli altri utenti legittimi. Ma la cosa importante è la chiara violazione dei diritti di proprietà intellettuali. iFixit, andatevi a vedere le guide, davvero, investe una quantità senza senso di tempo, risorse, cura per creare i suoi contenuti. E vede questi sforzi sfruttati senza compenso per l'addestramento di un'entità esterna, in questo caso il modello di Anthropic, probabilmente Claude, che poi li sostituisce, ok? È un precedente preoccupante perché il lavoro preparato tanto da altri, su cui monetizzano, ma lavoro non preso a caso, collezionando, no, facendo speciali, andando a investire, comprando cose, smontandole, eccetera, diventa appannaggio comune di qualcun altro che lo monetizza. E non è solo. Non è solo una questione di copyright, giusto o sbagliato. È proprio che in questo modo si mina alla base la motivazione a produrre contenuti di alta qualità, ok? Se non posso monetizzarli, se non riesco a rientrare dall'investimento, eccetera, eccetera, chi me lo fa fare di creare contenuti di altissima qualità? Ovviamente Anthropic risponde dicendo che il loro scraping non è intrusivo, che rispettano i settaggi, bla bla bla, ma è evidente che il sistema attuale, così almeno come è stato concepito, non funziona e che bisogna trovare un equilibrio tra l'esigenza di dati per addestrare le loro AI e il rispetto del lavoro. Un equilibrio che pagando si trova, eh. Ne è l'esempio classico l'accordo tra Reddit, la grandissima community mondiale, e Google per la vendita in esclusiva dei contenuti, sia per l'indicizzazione, sia per addestrare i loro modelli. Un episodio, per chiudere un attimo, che ci porta a riflettere tanto su quanto siamo preparati o meno, e la risposta è meno, ad affrontare una serie di pratiche scorrette nel mondo digitale. Mentre le intelligenze artificiali continuano a evolversi e a richiedere ovviamente sempre più dati, dobbiamo mettere in atto una serie di misure che proteggano i creatori di contenuti. Non solo per il copyright e quelle cose, ma per motivarli a creare contenuti che non vengano immediatamente presi, ricopiati e riusati da altri. Tutto qui, se non vi siete iscritti prima, iscrivetevi. Vi ricordo che nella schermata finale trovate il gruppo WhatsApp e Telegram. Per il resto, grazie mille per avermi ascoltato e